sto guarda, ma questi qua c'hanno 6 guardie. Ma guarda là, ma stanno trollando, dai. Prenditi pure tu la guardia. Ce l'ho la guardia, la sto usando. A sto punto, dove stai? No, andiamo insieme. Salve a tutti ragazzi, benvenuti su Quei Due su Server 2 con, finalmente, dopo tanto tempo, un FPS competitive. Allora, si chiama City Battle, è un gioco che ci hanno mandato gli sviluppatori, sta per uscire, giusto? Tra quanto... Sì, in realtà già si gioca, però nella versione EU dovrebbe uscire fra poco. Comunque, vi mettiamo i link in basso. Ora, è un gioco gratuito, ma fa parte di quella branca di giochi gratuiti che a noi non dispiacciono affatto, perché tutto quello che si può acquistare è sostanzialmente estetica, non è funzionalità, e quindi è abbastanza bilanciato. Guardate, vabbè, banalmente, nel negozio, le solite skin, ci sono le skin, noi ci hanno dato degli account con soldi per comprare skin, fondamentalmente. E niente, poi li scegliete e le mettete all'interno del vostro account, nulla di particolare. C'è una cosa però che è particolare, vabbè, ci sono le animazioni classiche, è tutto molto molto semplice. Voilà, e c'hanno un costo. Io mi sto acquistando, mentre parliamo con voi, proprio un paio di skin per il sabotatore, che bella questa bianca. Io invece vado nella mappa del mondo, che è scritto purtroppo tagliato, ma amen. E qui si possono fare le cosette carine, nel senso che noi possiamo giocare tutti quanti insieme dall'Italia, se la riesco a trovare. Abbiamo deciso di scegliere tutti quanti Bariloche e quindi portare la battaglia del mondo quando ci sarà il campionato. Praticamente Bariloche deve vincere il campionato, quindi mi raccomando, se ci volete giocare, Bariloche. Allora è la zona 7, se non ricordo male. Vuoi stabilirti in questa repubblica? Io mi voglio stabilire. Io credo di stare già a Bariloche. Io mi sono stabilito nella Repubblica Bariloche. Sì, voglio stabilirmi qui. Oh, e ci sono i vari compagni e possiamo fare praticamente il governo. Ora, bando alle ciance, ciangio alle bande, noi stiamo già in squadra. Partita classificatoria, purtroppo non ci entra la scritta dentro, devono sistemare. Spero che, vabbè, sono stronzate, però. Vedrete, è molto Heroes... oriented di questo gioco, quindi abilità, quello che si vede in Overwatch, in Paladin, eccetera eccetera. Le partite vengono trovate abbastanza in fretta, per essere un gioco gratuito in 20-30 secondi si gioca, e si gioca anche con i giapponesi. Dove? Ah sì, ok. Io voglio provare il sabotatore, non ho una grossa esperienza. Vi facciamo vedere un po' tutte le classi e io proverò la guardia, ho già utilizzato. Sabotatore è molto bello come personaggio, secondo me. Oh, io già sto killando uno stronzo maledetto che non muore, madonna. Allora, dovremmo giocare in squadra io e te, se ti vedo, ti vedo. Vediamoci. Dove scappi? Raga, è un gioco in cui le classi contano tantissimo. Mamma che non muore. Ok, morto. Comunque non mi dispiace di affatto, sabotatore. Però la mia... Madonna! Madonna, che cazzo! Bella! Ma come fa un sabotatore questo? Porca troia! No, è morto. Ucciso il 25% dei robot, ho fatto una strage e non sono nemmeno in classifica. Sono 3/3, vabbè. Vabbè, ma... Nemico amplificato, attendo. Questo è morto proprio come un pirla, perché... Furia omicida, sto in per 3 io, se mi aiuti magari facciamo qualcosa insieme. Ah, ho morto. Ah, ma tu ti sei preso il... Io sto in... Ah, cerco di venire da te perché Redez ha preso un personaggio molto molto tencoso che ha... Oh! Porcaccia loca! Sì, ne ho bisogno. Che cazzo sta succedendo? Non ho capito cosa è successo. Te lo giuro.
Ma secondo me si lagga un po', eh. Si lagga un po'. Molto bello questo radar del sabotatore. Ma l'amplificatore che cazzo è? Ah, guarda Cristina D'Avena in concerto. Allora, cambio classe, provo un po' il cecchino, anche se la guardia serviva, però. Io provo anch'io a prendere il cecchino, è una classe che ho già usato, con la quale mi trovo molto bene. Il cecchino si occulta, eh. Sì, con la E. Però il cecchino non mi piace troppo perché non ha... cioè zooma poco fondamentalmente, zooma poco, sicuramente c'è la precisione da qualche parte, però è la prima volta che non c'è più precisione, c'è più danno. Quando sei zoomato fai un botto di danno, proprio tantissimo. Madonna, figlio di grande, morto e scoppato via. Bella così. Dove cazzo è andato? Sì, bene così. Ok, aiuto. No, cacchio, vuoi vedere che sì. Oh, che culo. Mi hanno tolto una penalità perché prima mentre prima stavamo tentando di capirci qualcosa nei menu, sono stato fuori dalla partita, mi hanno dato una penalità. Quarta e quinta, abbiamo fatto schifo, però insomma era per provare. Bene, bene. Però dobbiamo giocare in coppia io e te, cioè... Ma è difficile trovarsi perché uno muore immediatamente e poi l'altro rimane lontano. Vabbè, lontano. Però secondo me si può. È molto frenetico, ragazzi, eh. Cioè, qui si può giocare in coppia, quando si conoscono bene le mappe, ci si incastra bene. Allora, io prendo il bombarolo perché ha delle dinamiche interessanti. Io invece penso che mi riprendo il sabotatore, che non mi dispiace, anche se devo capire sto tiro intelligente quanto è intelligente. Allora, adesso siamo entrati in partita e quella partita è parte insieme a noi, prima invece eravamo in una partita avviata. Quindi stavolta possiamo plasmare il risultato secondo la nostra abilità. Sì, anche se userei una guardia, perché nessuno c'ha una guardia, giustamente. Allora, questa è occupa in realtà. Dai, prendo la guardia, non ho mai provata la guardia. Questa è un occupa. Devi venire dove sto io. Ci provo. Il nemico ha raccolto il colpo al Bitrand. No, non sono proprio capace. Devo prendere la guardia. Cioè, è l'unica con la quale mi trovi un margine di miglioramento. Porca troia. Però guarda, se premi premuto il destro ti lascia attivo il... Però non fa molto danno, eh. Cosa? La guardia. Non fa molto guardio, però è... Guarda, ma questi qua c'hanno 6 guardie, ma guarda là. Ma stanno trollando, dai. Prenditi pure tu la guardia. Ce l'ho la guardia, la sto usando. A sto punto, dove stai? Però andiamo insieme. Mi hanno appena ucciso. Andiamo insieme. Bella. L'hai segato pure tu? Sì. Vieni con me. Ah! Oh, posso dire che la guardia non mi piace. Come l'ho ammazzata. A me sì. Sono secondo. Ma se non vieni pure tu come guardia. Guarda che sono guardia anch'io. Ma devi venire insieme a me perché sennò non li seguiamo questi. C'erano 45.000 nemici. Senti, prendo bombarolo, ci provo. Ok, ne ha segato uno. Vedi che è questo. Ma non si capisce un cazzo, non muoiono questi. Madonna, non ci ho capito un cazzo qua dentro. Devi venire con me. Sto qua. Ma se stai là, io non sto là.
Ma io non posso respawnare dove respawni tu. No, respawniamo più nello stesso posto. Ma il problema è che questi vanno in sincrono, capito? E poi arretrano le merde. Ok. Oh, e muori, cazzo. Aspetta, vengo vicino a te. Spara questo. Bella. Ok, io ti sto dietro. Vieni, vieni, che stiamo arrivando un botto di... Questi mo arrivano tutti insieme. Occhio alla guardia a sinistra e se arriva. Buono. Ma mo mi attacchi. Al cazzo. Buono. Siamo riusciti a respawnare. Madonna, ragazzi. Ma mo siamo a fa barriera proprio. Ok, ci abbiamo quasi dentro. Fatta, 500 abbiamo vinto. Ragazzuoli, fateci sapere se il gioco vi piace. Magari potremmo incontrarci da qualche parte. No, da qualche parte. Nella Bari Lecce.